tempo della temperatura. Fabio, è così, buongiorno. Buongiorno Lucia, ciao Antonella, buongiorno a tutti voi. Pare veramente così, anche se a sorpresa ieri c'è stato un acquazzone estivo, ma ha reso tutto ancora più umido. Io mi trovo a pochi passi dal mare, a pochi passi dal porto e dallo stadio comunale, in un luogo molto simbolico e importante che vede qui tante carcasse dei barconi che hanno condotto i migranti a largo proprio delle acque di quest'isola, il cosiddetto cimitero dei barconi. Oggi affrontiamo uno dei temi forse più spinosi, ma che hanno a che fare davvero con un'isola di straordinaria bellezza, ma alle prese per l'appunto con questa emergenza. Partiamo però da una notizia, perché proprio ieri abbiamo assistito alla conclusione delle operazioni di uno sbarco che è avvenuto proprio al porto, qui a pochi passi da qui. Ben 405 persone sono state condotte dalla nave aviere della Marina Militare su 3 motovedette della Guardia Costiera. In tutto, pensate, soccorse oltre 928 persone soltanto nella giornata di ieri. Oggi affrontiamo questo tema perché pochi giorni fa si è ricordato il 3 ottobre di 2 anni fa, del 2013, quando hanno perso la vita 368 persone. Il tema sarà proprio questo. Immaginate un'isola bellissima a sud per l'appunto d'Europa, alle prese però con una grande emergenza, quella dei soccorsi, ma alle prese anche con la solidarietà. Immagini come queste sono diventate ormai la quotidianità e 200-400 migranti, lo sbarco di queste persone al giorno viene giudicato come normale. Noi tra poco saremo con una delle persone che in quella notte personalmente ne ha salvate tante, ma prima vogliamo tornare proprio a come è stata celebrata questa giornata. Guardate con noi queste immagini, le prime realizzate fra l'altro con il drone, che ci mostrano dall'alto la marcia che sabato scorso è partita dal punto più a sud d'Europa. In marcia infatti, perché a pochi passi da qui fra l'altro è stata inaugurata la scultura dedicata ai naufraghi realizzata da Giulio Pellegrini, e poi questa marcia verso la porta d'Europa, un momento poi di raccoglimento. Lo vedete, tanti superstiti sono tornati sull'isola apposta per marciare insieme. Un momento di raccoglimento con un sacerdote eritreo, Don Mosè Zerai, un momento anche di preghiera, perché più tardi infatti vi è stata una cerimonia in mare con non solo la Guardia Costiera ma tutte le autorità impegnate nel soccorso marino. Anche qui un momento di grande emozione vissuto dalle tantissime persone che non sono soltanto di fede cristiana o cattolica, e proprio per questo un'altra celebrazione al santuario che vi mostrerò invece domani ha visto le fedi diverse unite nel dolore, nel raccoglimento, ma anche nella memoria. Ed è proprio su questo punto che vogliamo farvi ascoltare l'intervista a Don Mosè
José Zerai, la persona che ha guidato, ha accompagnato i tanti superstiti il 3 ottobre scorso, ricordando cosa è avvenuto 2 giorni fa. Su due punti, l'importanza della memoria, però tornando anche all'oggi, che cosa resta da fare? Sentite. Ah, il ricordo è un modo anche di aiutare sia i familiari, anche i sopravvissuti, di elaborare il proprio dolore che portano dentro di sé, ma per fare ancora appello alle istituzioni che tragedie simili non si ripetino più, ma si aprino dei canali legali, dei corridoi umanitari, possibilmente cresca maggiore solidarietà verso chi è nel bisogno. Quello che resta da fare infatti è uno di questi, come proteggere, come prevenire le tragedie di questo tipo. Nello stesso momento facciamo ancora appello perché le famiglie di queste persone che hanno perso la vita nel Mediterraneo stanno ancora aspettando il rientro delle salme. Francesco, quando è stato qui sull'isola, esattamente a 10 passi da qui, quando vi è stata la celebrazione della Santa Messa nello stadio comunale che si trova idealmente alle vostre spalle, 3 mesi prima aveva criticato la globalizzazione dell'indifferenza, quasi che ormai ci si abitui a tutto questo. E 3 mesi più tardi, parole quanto mai attuali, 368 persone il 3 ottobre del 2013 hanno perso la vita, tante, troppe. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio sabato scorso, infatti, al sindaco dell'isola di Lampedusa e di Linosa, in cui ha scritto che l'umanità è stata tradita e troppi all'interno dell'Unione Europea hanno vissuto quella tragedia con distacco. Si parla in queste settimane dei cosiddetti hotspot, ovvero 5, uno per l'appunto che si trova qui sull'isola. Di fatto si tratta, in via sperimentale, questo progetto sarebbe già partito, della identificazione attraverso fotosegnaletica delle forze di polizia italiane, non solo, perché tutto questo avviene infatti per identificare e fotosegnalare all'interno dei centri di identificazione e smistamento migranti e richiedenti asilo sotto la supervisione dell'UNHCR, l'agenzia che per le Nazioni Unite si occupa infatti dei rifugiati. Su questo punto ascoltiamo proprio il sindaco Giusy Nicolini, il sindaco di Lampedusa e Linosa. Questa parola nuova, hotspot, a me sembra un modo per rinviare a tempo indeterminato la partenza di queste benedette quote. Il centro di identificazione a Lampedusa c'è sempre stato, tutte le persone che sono passate da Lampedusa vengono sempre identificate. La novità dello spot consisterebbe nel fatto che chi entra da Lampedusa potrà accedere ad un canale privilegiato per il diritto d'asilo e l'accesso diretto e veloce alle quote europee. Se funzionerà lo scopriremo vivendo. Noi ci vediamo più tardi perché in questo giorno di udienza generale, in questi giorni di sinodo sulla famiglia, parleremo proprio di persone che hanno lasciato sole le proprie famiglie per arrivare qui o persone che invece per soccorrerne altre hanno messo a rischio la propria vita. E poi vi porteremo anche idealmente a Tunisi, che come sapete si trova a poche miglia, a pochi chilometri da qui. Lucia, vi aspetto più tardi, sempre qui in diretta da Lampedusa e da questo luogo così simbolico. Fabio, hai fatto un ottimo lavoro, come sempre, mai come oggi, nella giornata che celebra la memoria della Madonna del Rosario. Era urgente per noi aprire, ricordarci dei nostri amici e dell'impegno di un'isola che, come mi ricordava la mia Antonella Ventre, caldo, vero Fabio? Dicevamo in apertura.
E così però devo dire che ci sono delle nuvole scure che si stanno avvicinando e questo fa pensare ad un altro acquazzone estivo, lo vedremo, meno rinfrescherà perché lo dobbiamo ricordare, qui siamo davvero più vicini alla Tunisia, alla Libia che rispettivamente alle coste della Sicilia o addirittura a Roma e questo dà l'idea un pochino anche di come si trova quest'isola, quella di Lampedusa, lo dobbiamo dire, da una natura incontaminata che vede fra l'altro votata una delle spiagge, anzi come una di quelle che si trovano sull'isola, come la spiaggia più bella del mondo. Di tutto questo parleremo domani, abbiamo ancora venerdì per tante sorprese, tanti sapori e tanti colori. Però immaginate un'isola così bella, affascinante e che si trova nella sfida dell'incontro, dell'accoglienza, dell'emergenza. Il posto dove mi trovo ci dà proprio un'idea di questo, quando tra tanta bellezza vi è per l'appunto lo sguardo si posa su questi barconi che sono appoggiati, ammassati qui, è quello che resta dei barconi dei migranti, naufraghi che sono arrivati al largo di quest'isola, a pochi passi dallo stadio comunale. Immaginate che tutto questo piazzale tempo fa era colmo di questi mezzi, quasi non ci si poteva passare. Poi poco tempo fa l'agenzia delle dogane per la regione Sicilia si è occupata di sgomberarne, ma altre insomma sono ancora rimaste. Parlavamo di quella data che proprio pochi giorni fa è stata celebrata, quella del 3 ottobre del 2013, e noi vogliamo tornare a quel giorno in cui in questo mare, in quella notte, persero la vita 368 persone. Qui con noi c'è Vito Fiorino, che è una delle persone che si trovava proprio lì e che è stato impegnato personalmente nei soccorsi. Buongiorno, ben arrivato. Buongiorno, Vito. Grazie. Torniamo a quella notte, sì. Proprio per dare l'idea, nella anche distrazione quotidiana, nella globalizzazione dell'indifferenza, come ha detto anche Papa Francesco, voi vi siete trovati personalmente a faccia da tempo e da anni sulla sfida dell'accoglienza per il posto in cui vi trovate e comunque sia gli abitanti si sono aperti. Quella è stata una notte terribile, una notte verrebbe da dire da dimenticare, ma di cui invece oggi dobbiamo fare memoria. Dove ti trovavi quella notte? Io quella notte con altri otto amici, altri sette amici, eravamo nella baia della Tabacara, che è una baia che rimane proprio vicino all'isola dei Conigli, e stavamo mangiando, stavamo parlando, e questo circa verso mezzanotte e mezza. E parlando poi che alle 6:30 di mattina ci saremmo svegliati per uscire a pescare, questo è un periodo che si va a pescare i tonnetti con la traina, quando invece verso le 6:30 ho sentito mettere in moto la mia barca e dopo pochi secondi la barca si è fermata, al che ho avuto il sentore che fosse successo qualcosa al motore e mi sono recato in cabina di pilotaggio e questo mio amico mi ha detto sento vusciare in siciliano, in lampedusano è grida, lamenti, non è delle urla strane particolari, al che c'era il mare che era invaso di gabbiani, di berte, le berte sono degli uccelli di mare e Il tempo era bellissimo, mare calmo, iniziava ad albeggiare, proprio si vedeva già insomma cosa c'era in mare. Al che ho detto a lui, metti in moto e usciamo, andiamo al largo. E così facendo, dopo 300-400 metri, continuavo a ripetere che erano i gabbiani, erano le berte, e invece a un certo punto uno scenario drammatico, tutte queste persone in mare che urlavano con le braccia alzate e che chiedevano aiuto. Si parla tanto di accoglienza, voi vi ci siete scontrati proprio lì in quegli attimi, da uomo di mare, da persona, semplicemente basta dire anche questo, da persona, l'istinto ti ha portato a fare che cosa? L'istinto, io ho capito che in quel momento c'era in corso una tragedia, era impensabile che sulla mia barca io potessi caricare tutte quelle persone, io ne stimavo almeno un 200 persone in mare, ma non ho pensato assolutamente a niente, ho avuto paura perché capivo che non potevo assolutamente aiutare tutte queste persone. Al che ho detto immediatamente ad Alessandro di avvisare la capitaneria di porto perché avevamo bisogno di aiuto, ci si poteva portare vicino,
e a quel punto ci siamo avvicinati, loro erano tutti sparsi per il mare e questo è stato anche un bene, perché trovandoli tutti insieme si rischiava poi di naufragare, perché poi si attaccano tutti alla barca. E invece così, col fatto che erano un po' tutti sparpagliati, io mi sono portato a poppa della barca dove c'è questa pedana a filo d'acqua, e con salvagente e la cima ho incominciato a lanciargli questo salvagente verso di loro, e ho incominciato a portare a bordo le prime persone. Pensavo di metterne a bordo 7, 8, 10, noi eravamo già in 8, non pensavo di più. Solo che poi non ho avuto neanche più il coraggio di dire mi fermo. Ho continuato a portare a bordo più persone possibile. Quante persone sei riuscito a salvare? Questo l'abbiamo saputo dopo, quando siamo arrivati in porto. Abbiamo salvato 47 persone, dei quali 46 uomini e una donna. Mentre in Italia si discute di accoglienza, per voi che vi ci scontrate ogni giorno, per te dopo quello che è accaduto, Vito, che cos'è l'accoglienza? Abbiamo forse dei modi diversi di pensare a questa accoglienza. Per noi qui è stato sempre, io ho 15 anni che sono a Lampedusa, però i lampedusani sono almeno più di 20 anni che danno, ma l'accoglienza vuol dire portarli a casa, vestirli. Queste cose succedevano anni indietro, quando non c'era un centro di accoglienza, perciò queste persone erano in giro per l'isola e allo sbando. E allora venivano accolti nelle famiglie, gli davano da mangiare, cosa che succede ancora oggi. L'aiuto è sempre dal cuore e non da cosa mi tornerà indietro. Qui a Lampedusa abbiamo solo ed esclusivamente dei grossi problemi, perché quando viene pubblicizzata questi sbarchi, il danno è che i turisti non vengano. Non vengono perché credono di ritornare a vivere come purtroppo si vive al nord, si vive nella terraferma. Invece questa è una terra bellissima, lo dobbiamo ricordare, ma certo che quel giorno, quella notte in cui hanno perso la vita 368 persone, quando Mattarella pochi giorni fa, come abbiamo ricordato prima nel precedente collegamento, aveva parlato di una umanità tradita e del distacco all'interno dell'Unione Europea, per non dimenticare quanto accaduto. Noi nella nostra settimana cercheremo di raccontarvi, di continuare a raccontarvi fino a venerdì, i tanti volti di quest'isola. Ma vogliamo tornare a quando, perché se questo è accaduto in ottobre, a luglio, l'8 luglio di quell'anno Papa Francesco è stato proprio qui, a pochi passi da qui, la celebrazione eucaristica e i tanti momenti così simbolici che abbiamo rivissuto durante uno dei nostri collegamenti. Ebbene, è proprio da quest'isola, Lucia, nel giorno dell'udienza generale, che noi non vogliamo dimenticare, come probabilmente vorrebbe anche Papa Francesco, le parole sempre attuali che lui ha pronunciato, e noi per questo motivo riascoltiamo insieme. Da quelle barche che invece di essere una via di speranza sono state una via di morte. Così il titolo nei giornali. Quando alcune settimane fa ho appreso questa notizia, che purtroppo tante volte si è ripetuta, il pensiero vi è tornato continuamente come una spina nel cuore che porta sofferenza. E allora ho sentito che dovevo venire qui oggi a pregare. A compiere un gesto di vicinanza, ma anche a risvegliare le nostre coscienze, perché ciò che è accaduto non si ripeta. Non si ripeta, per favore. Quei nostri fratelli e sorelle cercavano di uscire da situazioni difficili per trovare un po' di serenità e di pace. Cercavano un posto migliore per sé e per le loro famiglie.
ma hanno trovato la morte. Quante volte coloro che cercano questo non trovano comprensione, non trovano accoglienza, non trovano solidarietà, e le loro voci salgano fino a Dio. Non c'è bisogno di aggiungere altro, credo. Grazie Vito per essere stato con noi. Grazie, e buona giornata qui da Lampedusa. Lucia, ci vediamo domani a proposito del sinodo sulla famiglia. Beh, avremo una famiglia in collegamento molto, molto speciale. Ci vediamo domani, buona giornata da Lampedusa. Grazie di cuore.